È il 26 maggio. In paese si è diffusa la notizia che Antonio Bardellino, il capo di uno dei più potenti clan della Camorra, è stato ucciso in Brasile. Una trappola tesagli dal suo vice Mario Iovine, che non gli avrebbe perdonato la morte del fratello Domenico, assassinato perché ritenuto confidente dei carabinieri. Il cadavere di Antonio Bardellino non verrà mai ritrovato. Poi, dopo la morte di Antonio Bardellino, chi ha preso lo scettro in mano è stato Francesco Schiavone Sandoval, insieme a De Falco e a Bidognetti Francesco. Poi c'è stata la morte di Enzo De Falco e di Mario Ioni, e sono rimasti i due capi indiscussi, Francesco Schiavone Sandoval e Bidognetti Francesco. Francesco Bidognetti, chiamato Cicciotto e Mezzanotte per la sua passata attività di protettore di prostitute, viene arrestato nel 1993. Da allora non è mai uscito dal carcere. Ma nonostante ciò, per un decennio, ha continuato a impartire ordini ai suoi uomini. I familiari che usualmente si recavano al colloquio erano i figli Bidognetti Katia, Gianluca e Teresa, sempre presente Carrino Anna, non ricordo assenze di Carrino da nessun colloquio. Anna Carrino, la compagna di Francesco Bidognetti, dopo l'arresto diventa collaboratrice di giustizia. Quindi Anna Carrino ha fatto diverse rivelazioni utili per numerose indagini. Qui oggi è chiamata a riferire come comunicava con il compagno Francesco Bidognetti. Allora, quando si parlava di Francesco Schiavone, detto Sandokan, si faceva un segno con la barba sul mento. Poi quando si parlava di Alessandro Cirillo, si faceva il segno sulla spalla, perché essendo che lo si chiamava di soprannome O Sergente, si faceva un segno sulla spalla destra per segnalare che erano dei gradi. Senta, era noto che Cirillo Alessandro fosse soprannominato sì, sergente? Sì, era assolutamente noto a tutte le forze dell'ordine territoriale, polizia e carabinieri. In particolare si comprendeva dalle intercettazioni che questo personaggio provvedeva ai bisogni economici della famiglia Bidognetti, sia esigenze di sostentamento familiare che ad esempio per il pagamento degli avvocati della difesa. La sua famiglia riceveva del denaro mensilmente, una retribuzione? Dipende, se c'erano soldi prendevo 10.000 euro, 11.000 euro, se non c'erano soldi erano di meno. Signora, lei conviveva da molto tempo con Bidognetti Francesco? Sì, erano 30 anni che convivevo con Bidognetti Francesco. Ma lei era la convivente o la moglie di Bidognetti Francesco? Ero la convivente, però come se fossi la moglie, perché erano 30 anni. Vabbè, certo. Ma lei sapeva che il Bidognetti Francesco era stato sposato? Sì, lo sapevo molto bene. E sapeva anche il nome della moglie? Sì, si chiamava Tamburrino Teresa. Teresa Tamburrino morì di cancro fra atroci dolori. E il marito, Francesco Bidognetti, ritenendo responsabile il medico, lo fece ammazzare. Ma Bidognetti, già durante questo matrimonio, aveva conosciuto Anna Carrino. All'età di 15 anni, avvenne che io andando a lavorare, lui mi ferma per la strada e diciamo ho questa conoscenza con questa persona. Nella mia famiglia non sapevano niente, neanche io non sapevo che apparteneva a qualche clan oppure era un camorrista. Senta, lei ha avuto dei figli insieme a Francesco Bidognetti? Sì, ne ho avuto i tre. I loro nomi? Bidognetti Katia, Bidognetti Gianluca e Bidognetti Teresa. Io vorrei mandare un messaggio ai miei figli da allontanarsi da quel paese. Gianluca, Teresa, Katia, se io ho fatto questa scelta, non l'ho fatta solo per me stessa, ma l'ho fatta anche per voi. I soldi non sono niente nella vita. È la vostra felicità, crescere i vostri figli da un ambiente diverso da dove vivete. Qualcuno l'ha seguita nella collaborazione? Nessuno mi ha voluto seguire. Io penso che una donna a casa di principe non ha mai fatto una cosa del genere. Quella era la paura mia, perché comunque io stavo vicino a una persona molto
molto grande. Senta, a partire dall'arresto di Bidognetti Francesco, chi è che lo sostituisce nel comando? Dopo l'arresto di Francesco Bidognetti abbiamo incaricato a Domenico Bidognetti come rappresentante della famiglia, l'abbiamo incaricato noi, tutto il gruppo. Quindi, come abbiamo sentito, immediatamente il gruppo sente il bisogno di nominare un nuovo capo, Domenico Bidognetti, cugino di Francesco, perché temono che Schiavone, allora ancora libero, prenda il sopravvento. Mi può spiegare perché vi era, pur essendo due capi, vi era questa scarsa fiducia? Perché nella malavita non bisogna avere mai fiducia di nessuno. Bardellino, per aver fiducia di Francesco Schiavone Sandoval, fu ucciso, lo tradì. La malavita è così, è solo per soldi, non ci sono valori morali, non c'è un'etica morale. Nel 1998 anche Francesco Schiavone viene arrestato e durante il processo Spartacus, in una delle ultime udienze, dimostra ancora una volta l'arroganza di un capo. Siccome non sono una fiera da gabbia, per questo motivo io rinuncio e me ne vado, perché non voglio essere ripreso da te. Ringrazio e buongiorno. Schiavone abbandona l'aula, ma il processo va avanti e si concluderà nel 2010 con 16 ergastoli. Il clan dei Casalesi viene decapitato, ma sopravvive, sia perché molti sono ancora latitanti, sia perché entra in scena la nuova generazione, di cui Giuseppe Setola diviene ben presto il capo. Quindi emerge una generazione di uomini più spietati e feroci, che prima sparano e poi pensano. E infatti in questo processo sono accusati della strage di San Gennaro e dell'attentata strage, due delitti orribili e sproporzionati. Ma Giuseppe Setola li ha veramente commessi? Secondo l'accusa sì. Ma chi è Giuseppe Setola, detto Occecato? Giuseppe Setola nasce a Santa Maria Capua Vetere il 5 novembre del 1970. A 21 anni è già in carcere per una rapina a mano armata in un ufficio postale delle Marche. A 25 anni entra a far parte del clan dei Casalesi. Giuseppe Setola era di Casal di Principe, faceva parte del nostro gruppo, stava sempre insieme a noi. È nato criminale insieme a noi. Ma vivo una vita che va come il vento, di ciò che faccio non mi pento. Nel clan, in cosa veniva, in che attività veniva impiegato Giuseppe Setola? All'inizio estorsione e specchiettista. Ci ha fatto diverse battute. A me, a Candiello, abbiamo fatto qualche omicidio che lui ci ha preso la battuta, la cosiddetta battuta. Sì, può spiegare esattamente in cosa si articola questa cosiddetta battuta? Individuare la vittima e chiamare gli assassini. Dice, la vittima è qui, potete venire. Noi gli spiegavamo a chi doveva mettersi dietro. Noi dobbiamo uccidere a questo, cerca di rintracciarlo, vedi dove se la fa. E lui lo rintracciava. Vita che va come il vento, di ciò che faccio non mi pento. Era uno scapestrato questo Giuseppe Setola. Era un drogato, si drogava dalla mattina alla sera, tirava cocaina come un pazzo. Nel 2000 Giuseppe Setola viene arrestato dai carabinieri davanti alla Basilica di Pompei durante il battesimo del figlio di un affiliato di cui lui faceva il padrino. Viene arrestato, processato e condannato all'ergastolo per un brutale omicidio di cui lui, forse non a torto, si è sempre dichiarato innocente. La vittima è Genovese Pagliuca, un macellaio di 25 anni non appartenente a nessun gruppo camorristico. La storia è veramente singolare e ha inizio quando l'amante di Francesco Bidognetti, Angela Barra, si innamora di un amore lesbico della fidanzata di Genovese Pagliuca. Lei è fatta oggetto di pesanti avances da parte di una donna discussa e discutibile, la convivente del boss Francesco Bidognetti, conosciuto come Cicciotto di Mezzanotte.
Viene fatta oggetto di questi avance, lei si rifiuta a più riprese e ad un certo punto viene sequestrata. Angela Barra la violenta insieme a suo fratello Carmine. Ma il fidanzato, che non si è mai rassegnato alla scomparsa della ragazza, la cerca disperatamente. Ed è proprio questa ricerca che sarà la causa della sua morte, perché il clan non può accettare che qualcuno si opponga al suo volere. Lui ha pagato per amore, per sì, amore di Maria. Per amore, sì. Oggi si paga, cioè si paga anche per amore. Quindi da queste parti nemmeno innamorarsi è possibile? No, niente. E l'ultima cosa che è rimasta di suo figlio? Sono i cani. E a lui l'hanno ammazzato come un cane. E come un cane. Io sono un ergastolo di omicidio Pagliuco, voi avete la sentenza. È una sentenza sportissima, signor Presidente. Io mi vergogno di stare in quel processo. Mi vergogno con tutta persona. È un processo schifoso. Violenze carnale, la Barra, i fratelli, e poi è stato ammazzato questo bravo ragazzo. È una vergogna, perché se dovevano essere ammazzati, dovevano essere ammazzati i fratelli di Barra, non per dire quel bravo ragazzo. Signor Presidente, io in questo ergastolo, per dire, non ci azzecco proprio, ma ve lo dico con tutto il cuore. Il signor Bidognetti Domenico, guardate cosa ha detto. Quando ci hanno chiamato che il ragazzo stava in piazza, siccome erano due macchine ed era un povero sfortunato che doveva morire, un poveraccio, io dissi vicino a Giuseppe Presidente, andate a vendere a casa, che andiamo a fare? Dobbiamo fare la sfilata con due macchine, 6-7 persone per uccidere. E così lo fece andare via. Io esco dietro di loro, vado in piazza, passiamo a questi, io anche due ce ne andiamo. L'omicidio è stato confessato, come abbiamo sentito, da Domenico Bidognetti, e quindi l'ergastolo a Giuseppe Setala andrebbe rivisto, come ha anche stabilito la Corte Europea. Ma ritorniamo al 2008, quando Giuseppe Setala è in carcere all'ergastolo proprio per questo omicidio e ottiene gli arresti domiciliari per motivi di salute. Quindi dal 21-2008 Setala Giuseppe viene ammesso agli arresti domiciliari. Dove? In Pavia. Quindi un'abitazione in un'abitazione, sì, affittata da sua moglie, Martinelli Stefani. In via, genericamente per qual era la ragione? Che aveva dei problemi visivi alla vista. Lamentava problemi? Sì. Nell'aprile del 2008 Giuseppe Setala evade clamorosamente dagli arresti domiciliari e nel territorio di Caserta inizia una lunga scia di omicidi che, secondo la procura, sarebbero stati commissionati o commessi proprio da lui. Quando c'è stata la fuga da Pavia di Giuseppe Setala, ha subito ripristinato il controllo totale di tutte le attività lecite e illecite che avvenivano nei comuni di competenza del gruppo Bidognetti, facendo capo a Francesco Bidognetti. Si era creato all'interno del gruppo Bidognetti una squadra, un gruppo, una fazione particolarmente compatta, alla cui testa si era posto Giuseppe Setala per ricontrollare, riprendere il controllo del territorio che in qualche modo il gruppo Bidognetti stava perdendo o aveva perso. Da quel momento viene ristrutturato totalmente il clan, perché viene costituito un gruppo di fuoco rappresentato dagli allora latitanti, sì, Cirillo, Spagnolo, Letizia e Setala Giuseppe. Il Setala disse che dal giorno in cui sarebbe arrivato lui si sarebbe dovuto fare a modo suo, e cioè far pagare tutte le persone che avevano denunciato in passato e chi aveva l'intenzione di denunciare, ma soprattutto colpire i parenti dei collaboratori di giustizia. Il primo ad essere ucciso fu il padre di un collaboratore di giustizia, diciamo un onesto lavoratore, fu ucciso peraltro proprio nella sua masseria che conduceva personalmente, nella sua azienda agricola che conduceva personalmente. Ricorda chi fu la prima persona ad essere assassinata? Se non sbaglio fu Umberto Bidognetti.
Una vendetta trasversale della camorra, forse per far tacere un pentito eccellente del clan dei Casalesi. Per questo avrebbero ucciso Umberto Bidognetti, il padre di Domenico, che con le sue rivelazioni ha inferto un duro colpo ad uno dei clan più potenti e agguerriti del casertano. Umberto Bidognetti è stato ucciso in una masseria nelle campagne di Castel Volturno con diversi colpi di pistola, l'ultimo alla testa, secondo il macabro copione delle esecuzioni di camorra. Aveva preso le distanze dal figlio, per questo non era sottoposto al programma di protezione. Iniziò questa strage degli innocenti nel 2 maggio 2008. Il primo a cadere fu mio padre. Dopo qualche settimana ci fu una riunione che, come per esempio Nicola Schiavone, ce la ebbe un po' con Sedola, perché ammazzando il papà di un collaboratore aveva fatto un macello. Diceva, a questo punto... Dice, noi non stiamo più tranquilli, che abbiamo la legge addosso, perquisizioni, posti di blocca. Però lui logicamente, come si diceva nella riunione, che lui faceva a testa sua, non pensava a nessuno. Sembra di capire che all'interno del clan non tutti fossero d'accordo con questa strategia, però, nonostante ciò, gli omicidi si succedono uno dopo l'altro e vengono tutti commessi nel periodo di latitanza di Giuseppe Setola. L'omicidio di Umberto Bidognetti è il primo del 2 maggio 2008. L'omicidio di Noviello Domenico è del 16 maggio 2008. Domenico Noviello gestiva un'autoscuola. 8 anni prima aveva denunciato un emissario dei Casalesi che gli aveva chiesto il pizzo. Il 16 maggio del 2008, a Baia Verde, i killer gli vanno incontro e gli scaricano addosso 20 colpi di pistola. Tentato omicidio di Carrino Francesca è del 30 maggio 2008. C'è stato un tentativo omicidiario ai danni di una sua familiare, lei lo ha preso? L'ho preso in carcere, l'ho preso. Chi è questa persona? Come si chiama? È mia nipote, la figlia di mia sorella, si chiama Carrino Francesca. Sì. Al citofono hanno suonato e hanno detto Francesca fa scendere zia Maria. E io ho detto a mia mamma scendiamo perché c'è Gianluca giù, che sarebbe il figlio della signora Carino Anna. Gianluca Bidognetti, figlio di Francesco Bidognetti? Sì. Sarebbe stato il giovane, infatti, a bussare al citofono della zia Maria, sorella della mamma, e a dire alla cugina Francesca, che risponde, di far scendere la mamma, perché ci sono gli uomini della DIA che vogliono interrogarla. Si affacciano insieme al balcone e vedono che giù effettivamente c'è un'auto blu con lampeggiante. Peccato che dentro e intorno ci siano gli uomini di Giuseppe Setola, nemmeno il tempo di comparire nell'androne che parte la gran nuvola di colpi. In pieno viene investita Francesca, gravissima da subito, uscirà dal coma dopo diverso tempo. La mamma riesce a salvarsi buttandosi dietro la balaustra delle scale del primo piano. Immediatamente dopo il ferimento della ragazza viene intercettata una conversazione in cui Maria chiama la sorella Emiliana e le racconta quando ancora è a terra ferita Francesca, insomma, di quello che era accaduto in maniera concitata, e fanno riferimento ad un soggetto che ha citofonato la casa invitando Maria a scendere giù perché doveva parlare, perché diciamo, gli appartenenti alle forze dell'ordine dovevano parlare con lei. Quindi, secondo questa ricostruzione dei fatti, Gianluca Bidognetti, figlio di Anna Carrino e del capo clan Francesco, ha accettato di partecipare a un agguato dove dovrebbero essere uccise la zia e la cugina solo per punire la mamma, Anna Carrino, di essere diventata collaboratrice di giustizia. Ma chi altro ha partecipato a questo agguato? Riconobbe la persona che ebbe a spararle? Sì. Chi era? Giuseppe Setola. Ricorda se anche sua madre riconobbe qualcuno in quell'occasione? Sì. Chi riconobbe? Sempre Giuseppe Setola. Sempre Giuseppe Setola. Sì, scesero Letizia, Giovanni e Setola, Giuseppe, si avvicinarono al cancello. Dopodiché udì gli spari. Più o meno quanti eravate a partecipare a questo tentativo omicidiario? Uno, due, tre, quattro, allora uno, due, tre, quattro.
4, 5, 6, 7, 8. La responsabilità di Giuseppe Setola per questo evento è chiara e pacifica. Di lì a poco, due giorni dopo, verrà assassinato Michele Orsi. Michele Orsi, con il fratello Sergio, verso la fine degli anni Ottanta, era a capo di un'impresa di costruzioni. In seguito abbandonano il calcestruzzo e si concentrano nella gestione dei rifiuti. Nel 2005 Michele Orsi viene arrestato con l'accusa di corruzione aggravata e immediatamente inizia a collaborare con la giustizia, raccontando di come i rifiuti diventano soldi, finanziamenti, poi voti e poi potere. Viene ucciso a Casal di Principe, davanti al Roxy Bar, sotto gli occhi del figlio Osvaldo. Quando ho sentito Osvaldo, perché pensavo, ero solo corso, pensavo di uscire con la macchina, se l'hanno fatto male lo devo portare in ospedale. Sono corso, ho visto mio fratello. Fu il primo a intervenire sul posto a seguito di una telefonata anonima che pervenne al 112 che ci informava del avvenuto omicidio di una persona, senza indicare altro, davanti al Roxy Bar. Come trovò il bar quando intervenne? Il Roxy Bar in quella circostanza lo trovammo chiuso, con le saracinesche abbassate. Successivamente, trovando ovviamente dei bossoli, quindi materiale balistico, all'esterno del Roxy Bar, quindi in prossimità del cadavere, pensavamo che l'attività commerciale fosse chiusa. In realtà poi, facendo aprire l'attività commerciale, scoprimmo che in realtà l'omicidio e l'azione di fuoco era iniziata all'interno dell'attività. Mio marito era un signore. Si dedicava alla famiglia e al lavoro 360 gradi. Non meritava questo. Si chiudeva in se stesso. Lo sta chiedendo perché? Come no? Lo sta chiedendo. Lo vorrei sapere il motivo perché. Che idea si fa? E non riesco a trovarlo qual è stato. Per me è stata solo una meschinità. Nei giorni precedenti, adesso non ricordo con esattezza se venne informato di questa cosa, però seppi da loro che doveva essere commesso questo omicidio nei pressi di Casal di Principe, che era un personaggio abbastanza importante, però il nome diciamo lo ha preso solo la mattina del 1 giugno del 2008. Seguirà ancora l'omicidio di Granata Raffaele, che è uno, anche qui è difficile trovare una gradazione di gravità, è uno dei più gravi per le modalità che vedono la sostituzione all'ultimo momento della vittima designata che era colui che non aveva voluto pagare la tangente richiesta per la sola ragione che non era presente, quindi si sostituisce questa persona con il padre, persona anziana, che peraltro nessuno conosceva e che viene individuata secondo l'abbigliamento. Lei ha partecipato alla parte esecutiva dell'omicidio Granata? Sì. Chi è che aveva dato l'ordine di eseguire questo omicidio? Setola Giuseppe. Gli venne fatta la richiesta di estorsione e lui in un certo modo si rifiutò e minacciò la persona che venne mandata da noi, che avrebbe contattato le forze dell'ordine. Giuseppe Gagliardi, ma come ti ha detto quello del lito? Sì. E lui disse che mi aveva riconosciuto, che io sono Peppe Passa e Fasula. La risposta di Setola, disse vicino a noi, dice, no, domani mattina i fagioli se li mangi con la pasta. La logica che domani i fagioli se li fa con la pasta era che significava che il giorno dopo doveva essere ammazzato. Il giorno dopo avevamo preso appuntamento io, Amadru Di Massimo, Letizia Giovanni e Spagnolo Oresto. Letizia e Oresto Spagnolo ci dicevano a noi, a me e Gagliardi, di vedere se stava questo Massimo sul lido. Non c'era, e Gagliardi e Giuseppe conobbi il padre che stava fuori al lido. Allora mi risposero sia Letizia che lo Spagnolo, siamo venuti qua per lavorare, lavoriamo ugualmente. Un primo momento doveva essere ammazzato il figlio. E qual è la ragione? Il figlio quella mattina non venne. Sì. Si disse che per non andarsene a mani vuote
per portare un risultato, se possiamo dire così, andava fatto lo stesso qualcosa e si scelse il padre della persona indicata. Per non perdere il filo del racconto di Giuseppe Setola e, secondo l'accusa, della sua personalità criminale, vi ricordo che Giuseppe Setola è evaso nell'aprile del 2008. Siamo a luglio e sono già stati commessi 4 omicidi e una ragazza è stata gravemente ferita. Ma la scia di sangue continua. I testimoni oculari indicarono due moto di grosse cilindrate che erano arrivate presso il bar, avevano subito aperto il fuoco contro il cittadino albanese che era seduto su una sedia proprio fuori del bar, una sedia in plastica, dove infatti noi poi è stato trovato, insomma, dove poi purtroppo è morto ed è rimasto su questa sedia. Dani Zibber fu quello che fu, insomma, colpito e rimase sulla sedia, dove fu attinto, insomma, da diversi colpi, da 22 colpi se non sbaglio, di arma da fuoco. Invece l'altro abbia poi chiaramente tentato di scappare, venendo insomma, naturalmente attinto mentre correva e poi finito lì. Questa fu una valutazione che fu svolta dagli investigatori sulla base del sopralluogo. Del sopralluogo, certo. Senta, lei ha partecipato alla fase esecutiva del duplice omicidio ai danni di Arthur Cazzani e Zibber Dani? Sì. Lei ebbe a sparare o ebbe ruoli limitati? No, io ebbi il ruolo di stare sulla moto ed attendere che finisse l'agguato per poter scappare via. Chi furono le persone attive nella parte esecutiva? Presidente, signor Spagnuolo, Presidente, io mi devo decisamente opporre a questo metodo, questa metodica di interrogatorio attuata da parte del pubblico ministero. Sarà pure un'opposizione mia tardiva, va bene, perché in quest'aula si sta avanzando il sospetto che Setola Giuseppe, mio assistito, non sia solo il responsabile di questo omicidio, ma sia il mostro da sbattere in prima pagina, perché è accusato di vari episodi omicidiali. Allora, siccome il codice di procedura penale, al quale noi ci dobbiamo fermamente rifare e attenerci, vabbè, stabilisce che in tema di prova devono essere oggetto di prova i fatti di cui alla imputazione relativa a questo procedimento, che sono la tentata strage del 18 agosto e la strage del 18 settembre. Oltre non possiamo andare. È evidente che il pubblico ministero darà dei riferimenti, non è che farà qui l'istruttoria degli altri episodi omicidiari. Prego, vada avanti pubblico ministero e chiudiamo l'argomento. Al momento dell'omicidio abbiamo partecipato io, Cirillo Alessandro, Setola Giuseppe e Letizia Giovanni. Qual è la logica che ha portato a questi omicidi, queste azioni? Perché erano persone che effettuavano furti nelle villette e che rubavano nelle aziende agricole, queste cose qua. Quindi bisognava dare un freno a questi extracomunitari che facevano queste cose sulla nostra zona, perché stavano arrivando tante lamentele. A chi dovevate dare un segnale? Qual era la necessità di dare? Alle persone che effettuavano i furti. Il messaggio gli arrivò, dottore, infatti i furti calarono, anzi non se ne facevano più. Di dove erano le vittime? Di quali nazionalità? Albanesi e rumeni. Dopo questo duplice omicidio, che come abbiamo sentito è stato commesso a fin di bene per riportare l'ordine a Castel Volturno, il processo analizza altri due omicidi commessi, sempre secondo l'accusa, dal clan dei Casalesi, governato in quel momento da Giuseppe Setola, quelli di Antonio
Ciardullo, di cui il clan si vendica a distanza di 18 anni perché nei lontani anni 90 non aveva pagato il pizzo, e quello di Ernesto Fabozzi. Antonio Ciardullo è la vittima designata, Fabozzi è un povero dipendente del Ciardullo che si trova, come altre volte, ad essere insieme al Ciardullo e a poter fungere da scomodo testimone. Come seppe del duplice omicidio Ciardullo-Fabozzi? Mi trovavo nella casa di via Grotta del Sole quando giunsero Setole e Letizia, Setole Giuseppe e Letizia Giovanni. Quando si recarono lì a poco, verso le 19.30 cominciò il regionale, e disse che erano state ammazzate quelle due persone, e il Setola si dispiacque perché la persona che stava, la seconda persona che venne ammazzata, non c'entrava niente con l'omicidio, però lui pensava che era un extracomunitario. Quando venne a sapere che era una persona di vita italiana, si dispiacque per questo, però se era un extracomunitario disse che andava bene. Dopo questo duplice omicidio, il gruppo di fuoco che sempre accompagnava Giuseppe Setola viene arrestato. Ma questo, secondo l'accusa, non ferma la mano omicida di Giuseppe Setola, che ha ancora dei conti da saldare. Ricorda alcune vittime predestinate o designate che Setola aveva individuato? Allora, c'era una persona delle pompe funebri a Giugliano, che era una persona che tempo fa aveva denunciato, non lo so, Francesco Bilognetti, una cosa del genere, che io sappia, cosa che si doveva fare anche prima del nostro arresto, però che non è mai stata fatta, perché Massimo Napolano, diciamo, si sottraeva un po' a questa cosa. Oggi la vittima designata probabilmente era Luciano Russo, titolare di un'agenzia di pompe funebri a Giugliano. Negli anni 90 aveva denunciato un tentativo di truffa e una richiesta del racket da parte del clan dei Casalesi, e in seguito aveva testimoniato contro di loro al processo. Ma la cosa importante è comprenderla e chiaramente la modalità d'azione. Setola Giuseppe, armato di Kalashnikov, agisce e accede all'interno dell'agenzia di pompe funebri sparando direttamente dalla strada col Kalashnikov per aprirsi la via. Non aveva un complice, ma agiva da solo, e quindi avrebbe realizzato anche la parte successiva dell'esplosione dei colpi per finire la persona posta all'interno. E poi c'era un'altra persona, un certo Sanislao Cantelli, che era un parente di Luigi Diano. In pieno giorno, nel corso principale del paese affollato come ogni domenica, hanno sparato 27 colpi di pistola, 15 fatali per Stanislao Cantelli, un operaio in pensione, incensurato, ma con una parentela scomoda che a Casal di Principe può diventare nel tempo una condanna a morte. Vi fu una spiegazione delle ragioni per cui doveva essere fatto proprio a Casale, al centro di Casale, questo omicidio? Setola diceva che si doveva dare un segnale. Si doveva eliminare il zio di Diana Luigi, collaboratore di giustizia. Durante il processo Spartacus, Francesco Schiavone fece una dichiarazione spontanea. Era un messaggio, io l'ho compreso subito. Mica ci voleva la chiromante per capire Francesco Schiavone. Lui disse che, ma presidente, io sono amico dei zii, sono amico di Stanislao Cantelli, ma questo perché sta facendo questo? Sono amico da vecchia data dello zio, lo mandò a uccidere, ma quello era un messaggio, uccidetegli uno zio, fate qualcosa, quello è. Io lo dissi, sia in aula che in procura. Qual è la ragione che l'ha indotta a comprendere, a pensare che quello potesse essere un messaggio? Perché i messaggi loro, quando proprio non ne possono, attraverso la dichiarazione spontanea, sono sempre dei messaggi quelli che mandano. Io a queste persone ci ho dormito insieme, ci ho mangiato insieme, li ho sviscerati come loro hanno sviscerato a me. Ci conosciamo, io so quanti capelli hanno loro in testa e loro sanno quanti capelli ho io in testa. Suo zio, per quello che lei sapeva, era legato al gruppo dei Casale di Bidognetti. Mio zio Stanislao ha lavorato per 50 anni,
Hanno cominciato a lavorare che aveva 10 anni. Il troppo sangue, il troppo terrore spinge le forze dell'ordine a stringere il cerchio intorno al superlatitante Giuseppe Setola e vengono quindi pedinati e intercettati tutta una serie di persone ritenute vicino al clan dei Casalesi. Quindi saliamo sulla Lancia Y di colore bianco, intestata il nuso a Barbato Giuseppe, un ambientale veicolare, ed effettivamente poi la sera del 12 dicembre 2008 alle ore 10 registrammo sull'ambientale della macchina in diretta praticamente il duplice tentato omicidio che è avvenuto a Trento la Ducenta. Lorabona Salvatore fu chiamato al citofono intorno alle ore 22 circa da un suo amico che gli disse: vestiti che vieni giù che abbiamo uno champagne delle paste. Lui, non fidandosi, vedeva dal video di sorveglianza le persone che sono all'esterno della propria abitazione. Mentre sta facendo questa visione, sente esplodere numerosissimi colpi che vanno in direzione della casa e in direzione dell'abitazione. Nell'immediatezza dei fatti, Orabuono Salvatore, alle pattuglie intervenute, racconta che ha visto dal video che ha dentro casa della sorveglianza Giuseppe Setola imbracciare un Kalashnikov e esplodere questi colpi. Che cosa le chiese Setola, esattamente? Sì, mi disse che dovevamo agire contro questi personaggi in quanto chiedevano l'estorsione a nome di Giuseppe Setola, però senza che Setola sapesse nulla di questa situazione. E quindi il Setola aveva interesse di uccidere queste persone. Poi questo gruppo di fuoco si allontana e compie un'altra azione delittuosa nei confronti di Moritierno Giuseppina, che dalle indagini effettuate sembra completamente estranea a tutta la vicenda, solamente è vicina di un pregiudicato di Trento la Ducenta, tale Pietro Falcone. Giuseppina Molitierno viene ferita ad una gamba solo perché si era affacciata sentendo gli spari, ma sarà proprio questa macchina che condurrà gli inquirenti a Giuseppe Setola, perché dopo questo duplice omicidio l'auto si reca in un vivaio e gli inquirenti si appostano davanti all'ingresso per vedere le macchine che entrano e che escano. Una in particolare ci ha destato sospetto in quanto usciva ed entrava repentinamente da questo luogo ed era intestata a un certo Peram Loran John. Vedemmo che questo personaggio si portava spesso in Lusciano, in zona Lusciano-Trentola. Allorquando la sera, dopo aver fatto alcune telefonate verso amiche e amici, spegneva il telefono per riaccenderlo la mattina successiva. Questo comportamento era significativo per voi? Era molto significativo. Perché? Perché è tipicamente un comportamento che utilizzano i latitanti. John Peram conduce gli inquirenti in una villetta dove si sospetta quindi che vi siano dei latitanti. Le forze dell'ordine si recano sul posto e... Abbiamo visto che c'erano le telecamere sui muri, proprio all'ingresso del cancello c'era una telecamera sul muro di cinta e ci siamo convinti che lì poteva esserci Setola.
sfondammo, diciamo, la prima porta, battemmo la prima porta e trovammo difficoltà nell'aprire immediatamente quella in ferro per entrare nell'abitazione. Udimmo chiaramente all'atto di intervento dei rumori, capimmo insomma che c'era comunque un passaggio, un tunnel, un nascondiglio ricavato all'interno di questa struttura. Praticamente una botola che a scorrimento che si apriva dal pavimento e sulla quale c'era posto il comodino. Siamo entrati nella botola seguendo un percorso che nel primo tratto era di un tubo circolare in PVC che ci portava in un'altra stanza, se non erro, sotto un rudere. E nella parete di fronte all'ingresso da questa botola c'era un altro buco che ci metteva nel sistema fognario di via Cottolengo, se non vado errato. Abbiamo seguito il tratto fognario. Sì, dopo circa 3 ore addirittura dall'intervento ci fu segnalato che sulla via Annunziale su Sant'Antonio, nei pressi di un caseificio, erano uscite delle persone da un tombino armate che avevano rapinato ad una donna un'autovettura e si erano dileguati a bordo di questa autovettura. Abbiamo proseguito, diciamo, le attività investigative. Rilevammo una serie di conversazioni telefoniche fra due personaggi di Casal di Principe, in particolare uno di questi era Riccardo Iovine. E si parlava di una persona che stava male e che doveva essere curata. Peraltro il Setola, nel fuggire dal, diciamo, era verosimile ipotizzare che Giuseppe Setola, nel fuggire dal covo di Trento Adugenta, si fosse in qualche modo infortunato cadendo, lanciandosi nelle fogne. Riccardo Iovine contattò quella che era insomma, una sua amica, o quantomeno una donna con cui intratteneva una relazione sentimentale, di Mignano Montelungo, un'infermiera che aveva lavorato in passato per alcune cliniche. Dal pedinamento elettronico capimmo che lo Iovine si era spostato e verosimilmente aveva spostato qualcuno portandolo proprio a Mignano Montelungo, quindi nel paese dell'Alto Casertano. La perquisizione ha avuto inizio nelle prime ore del pomeriggio, tra le 14.30 e le 14.45, credo l'irruzione sia avvenuta intorno alle 15. Anche in questo caso Giuseppe Setola tentò la fuga, questa precisa circostanza però da una botola nel tetto. Fu prontamente inseguito e bloccato e tratto in arresto. Finalmente lo hanno preso. Da mesi era il boss della camorra più ricercato per le sue gesta sanguinarie. Si è conclusa a Mignano Montelungo, tra le province di Caserta e Cassino, la latitanza di Giuseppe Setola. Lunedì scorso, il capo dell'ala stragista dei casalesi si era ferito nel corso della fuga rocambolesca tra le fogne per sfuggire al blitz dei carabinieri. Braccato, un polso fratturato, una gamba ferita, oramai allo sbando, si era nascosto in un appartamento attiguo di una clinica privata di Mignano Montelungo, di proprietà di un'infermiera arrestata per favoreggiamento. Accanto a Setola, al momento del blitz dei carabinieri del comando provinciale di Caserta, due degli ultimi fedelissimi, Paolo Gargiulo e l'italoamericano John Perman Loram. Nell'appartamento i carabinieri hanno trovato armi, munizioni per l'inseparabile Kalashnikov di Setola e migliaia di euro. Alla fine, quando ha capito di non avere scampo, si è arreso, ferito, ma nessuna traccia della sua improbabile cecità. Quando lo hanno arrestato, Setola ha guardato bene in faccia i carabinieri che lo ammanettavano e ha detto: avete vinto voi. Giuseppe Setola si è sempre dichiarato e si continua a dichiarare innocente, sostenendo di essere ipovidente, e cioè dice: io non posso aver commesso tutti questi reati perché non ci vedo. Ebbene, proprio questo è il tema che affronta ora il processo, e cioè: Giuseppe Setola, l'imputato, è veramente quasi cieco o simula questo handicap? Lei ha avuto modo di andare in macchina con Peppe Setola in qualche occasione? 1.000, 2.000, 10.000 volte, ci uscivo spesso. Sa dirmi come guidava, sarà bravo, incapace nella guida? Addirittura mi ha guidato la macchina anche di notte, siamo andati a Napoli, siamo andati a Formia. Guidava bene? Lo chiamavano Sciumi di soprannome. Perché? Sciumi? Ah, Sciumi, ho capito. Perché guidava molto bene la macchina. Sciumi intendo da sì, Schumacher, diminutivo di Schumacher. Ha avuto sempre macchine veloci,
punto GT, macchine veloci. Guidava bene, però io non avevo fiducia perché lui ci vedeva con un occhio solo. Lui c'ha un problema, un occhio che non ci vede da ragazzo. Avevo 13-14 anni quando se l'è causato, che stavano facendo della calce nell'acqua. È esploso un po' di calce e gli è andato a finire nell'occhio, ha perso l'occhio, non ricordo se a destra o se a sinistra. Però non è che non ci vedeva proprio, ci vedeva un po' male. Questo deficit da un occhio gli creava dei problemi? No, fin quando stava con me non ha avuto mai nessun problema, né alla guida, né a sparare, né a niente. L'imputato Sito l'aveva chiesto di parlare, di rendere dichiarazioni? Buongiorno, signor Presidente. Buongiorno. Voglio fare degli elogi per il carisma che ha e come dirige per dire il processo. Ora per dirmi dovete dare un po' di tempo, voglio spiegare la mia situazione patologica. Ascoltatemi bene. Nel 2006 vengono fatta una perizia della dottoressa Volpe, in cui dice la dottoressa Volpe, Setolo Giuseppe è incompatibile al regime carcerale e non può stare carcerale. E questo ce l'ho. Il professor, per dire professor, molto bravo, professor Cesare Fiore dell'Università di Perugia, è venuto e ha detto, Setolo Giuseppe ha un foro maculare, occhio spento, occhio destro 2 decimi. Nel 2007 sto a 41 bis al carcere di Cuneo, dove scrivono, dottoressa, presidente, scusate, si ritiene opportuno una riabilitazione visiva in un centro di provvisione, cieco parziale. Al centro di riabilitazione visiva purtroppo sono scappato, questa è una mia pecca, però per Dio gli occhi non ci vedo. Contesta questa affermazione il consulente del pubblico ministero. Un occhio destro senza nessuna alterazione di tipo strumentale e obiettiva, quindi perfettamente funzionante. Un occhio sinistro con la presenza di un foro maculare di quarto grado, quindi inveterato, vecchio, che si era realizzato nel corso del tempo. In pratica la visione che il Setola aveva nell'occhio di sinistra è assimilabile ad una visione normale con un pugno nero al centro della visione. Senta, il dato di cecità assoluta dell'occhio sinistro era un dato falso? Questo? Certo. Il dottor Paludi ha scritto che io sono un simulatore. Allora guardate, lui è venuto per dire Santa Maria Capovetera. È venuto, ha detto mi presento, mi chiamo dottor Paludi e mi ha mandato la procura di Napoli, dottor Conso. Ho detto sì, lei è un oculista? No. E che medico è? Sono un medico generico, medico interno. Poteva visitare la pancia, non gli occhi. Allora io cosa ho fatto? Ho detto no, questa visita io non me la faccio. Lei ha avuto modo di sottoporre il Setola Giuseppe a visita specialistica? Sì. Il 4 novembre del 2010. La patologia che lei ha riscontrato in Setola visitandolo, se non sbaglio, il 4 novembre 2010. Esatto. Era la stessa che lei ebbe a riscontrare nel 2006? Grosso modo sì. Ci può dire quali sono le patologie che lei ha riscontrato? Il Setola ha nell'occhio destro una membrana epiretinica maculare, mentre nell'occhio sinistro c'è un foro maculare completo. In più è stato fatto anche un esame che si chiama PEV e nell'esame che è stato fatto si vede che a destra c'è ed è una notevole diminuzione dell'ampiezza del segnale, mentre a sinistra il segnale è estinto. Per questo tipo di patologia, quali sono le limitazioni che ne possono derivare? Ma decisamente sull'occhio dove c'è il foro un netto calo visivo. Nettissimo. Sull'occhio destro c'è un calo della vista e soprattutto una deformazione delle immagini. Senta, per accertare oggi se l'occhio destro è vedente o non vedente, cosa si dovrebbe fare? Ma l'unico esame è il potenziale visivo evocato. La PEV? La PEV. Potenziale visivo evocato è l'unico esame in cui possiamo avere un'indicazione della funzionalità in modo oggettivo. Purtroppo anche questo tipo di esame però può
subire degli artefatti nelle persone che tendono a disturbare l'esecuzione di questo esame. Il paziente ha in modo di influire su questo esame in qualche modo? No, è impossibile, è come se dovessi influire su un elettrocardiogramma. Allora, io per dire non ho mai simulato, signor Presidente, vi spiego perché. Perché è una cosa semplice, perché non è nel mio indolo essere simulatore. Non sono mai stato, affronto la realtà in tutti i sensi. Ma c'è un accertamento dell'ospedale San Raffaele che è favorevole alla tesi dell'accusa, e cioè che Giuseppe Setolo dall'occhio destro ci vede benissimo. E quindi il pubblico ministero lo contesta al consulente della difesa. L'accertamento del San Raffaele, diagnostico, lei non l'ha preso in considerazione non erano allegate l'esame diagnostico. No. Qual era l'esito dell'esame diagnostico al San Raffaele di Milano? Lì, stranamente, dicevano che l'occhio destro era indenne. Era indenne. L'unico esame in cui viene definito l'occhio destro indenne. Lei scrive assistenza continua, cioè Setolo lui deve stare sempre con l'assistente continua. Certo, in genere sì. Allora vorrei comprendere, intende dire che praticamente tutto il periodo in cui Setolo è stato evaso e la sua fuga dalla rete familiare di Cottolengo e la fuga sui tetti quando fu catturato nel gennaio 2009 implicava necessariamente la presenza di una persona che lo teneva sotto braccio e gli consentiva di fare queste operazioni? Non ho la minima idea di quello che abbia fatto Setolo, nel mio interesse. Tutto sul terreno, non ha capito. Una persona che ha questo tipo di menomazione, per esempio, può camminare sui tetti da solo o anche in quell'occasione ha bisogno di un'assistenza? Camminare sui tetti penso che gli riesca difficile, alcune cose di più, altre di meno. Per esempio accendere il fuoco riesce difficile. In un cunicolo fognario, entrare sotto le fogne, percorrere vari chilometri dentro la rete fognaria, uscire da un tombino e poi fuggire, sono consentiti da una persona con questa patologia da solo? Alcuni atti della vita quotidiana ad un paziente con una menomazione della parte centrale del campo visivo, come nella fattispecie, gli riescono estremamente difficili. Altri invece sono deputati alla visione periferica, che invece nella fattispecie è conservata. Il pubblico ministero dice Setolo Giuseppe è scappato sui tetti, lo disse vicino al professor Fonderetti. Insieme invece era Laurent Teran John quando sono scappato. Avevamo tutto un modo per scappare. Uno skateboard attaccato con una funa, io mi mettevo sullo skateboard e lui per dire mi tirava e mi ha condotto fino all'uscita. Senta, è possibile che una persona con quella patologia giocasse a calcio? Lui ha una visione periferica per cui può giocare male a calcio, immagino. Cioè può giocare a calcio? Quindi. Ma penso di sì, perché la visione periferica ce l'ha. A calcio, ma male. Magari non vincere. Magari può giocare male, ma può giocare a calcio. I rimedi contro queste patologie, se ci sono terapie da poter fare, interventi o miglioramenti. Insomma. Il senso della sua domanda l'ho capito, l'utilità processuale probatoria non l'ho capita. Siamo nella sede dibattimentale, ci interessa sapere l'imputato Setolo nel 2008 che vedeva, quanto vedeva, perché non vedeva. Non ci interessa che nel 2012 potrebbe vedere benissimo o no. Cioè, è chiaro quello che sto dicendo. Per carità, auguro all'imputato di migliorare, ma è un discorso che non riguarda questa sede. Perché, signor Presidente, io sono stato 9 mesi a curarmi, ho un mio amico che è un dottore di Casal di Pinci, mi ha fatto conoscere un professore di Napoli Università, non faccio nomi perché non li posso fare questi nomi. Questo professore stava facendo delle prove sui topi, delle cellule sui topi per i fori maculari e i celofan maculari, e mi iniettavano veniva per dire, mi facevano le visite, gli spiegarono anche per dire che era latitante, aveva un po' di paura, però è venuto, gli davo 15.000 euro ogni volta che veniva, l'ho fatto per 9 mesi. Allora io per dire faccio una cosa, chiedo al mio avvocato di fare un'istanza in seconda sede dopo la sentenza, perché non voglio disturbare per dire la vostra il processo, voglio chiedere a lei di andare in un centro di provvisione,
di farmi tutti gli accertamenti possibili e immaginabili. Lei mi mette un perito del tribunale. Questo, signor Setola, allora ne parliamo nella sede, si chiama di Camera di Consiglio. Hai capito? Sì. Non è più un discorso, sì, da udienza dibattimentale questo. Da affrontare. Sì. Va bene, Presidente. Ho detto tutto e buona giornata. Lei è tutta la giustissima corte. Grazie. Noi per stasera abbiamo terminato. Sabato prossimo nella